una bolletta o l'aiutino per un affitto. Il Comune di Pescara ripropone con coraggio l'hashtag Non lasciamo indietro nessuno. Una serie di misure concrete verso i più fragili, ma questa volta l'impresa non è semplice, visto che si tratta della nuova misura del governo Meloni, nello specifico il decreto lavoro convertito in legge il 3 luglio scorso. Il reddito di cittadinanza andrà in pensione definitivamente a fine dicembre. 169.000 sono le famiglie italiane che hanno già ricevuto l'SMS da parte dell'INPS. La città adriatica è prima a livello regionale ad aver usufruito dello strumento nato nel 2019. 3.400 i nuclei interessati, di questi 1.400 continueranno ad avere diritto a un sostegno economico. Il prossimo anno debutterà l'assegno di inclusione. Mentre per i percettori di reddito di cittadinanza considerati occupabili di età compresa tra 18 e 59 anni senza particolari fragilità come minori a carico, persone con disabilità di età pari o superiore ai 60 anni e soggetti in condizioni di svantaggio inseriti in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali. Quest'anno il sussidio durerà 7 mesi, in attesa che diventi operativo dal 1 settembre il supporto alla formazione e al lavoro. C'è un gap dunque tra vecchi e nuovi strumenti e il Comune di Pescara sta già mettendo in campo strategie che possono aiutare i più fragili nel passaggio da un sostegno all'altro. Pescara, quelle persone che all'interno di questa fattispecie avranno delle problematiche sociali, noi stiamo verificando che tipo anche di aiuto, ma concreto, materiale, che andremo a erogare, così come lo facciamo nei confronti di tutti. Infatti dobbiamo precisare che noi è un aiuto che diamo nei confronti di tutti i cittadini di Pescara e che andremo a dare in questo contesto anche eventualmente nei confronti di queste persone che avessero delle difficoltà momentanee. Dovremmo anche capire da Roma quali saranno i provvedimenti anche che stanno facendo in questi giorni. Ad oras diciamo che l'arco temporale è il problema dal 1 di agosto al 1 di settembre, perché poi a settembre scatterà anche un altro aiuto per confronti di coloro che andranno a svolgere delle attività, dei corsi di formazione, in questo caso se non sbaglio 350 euro. E ora tocca fare i conti del necessario e soprattutto capire la capienza delle casse del comune per evitare di farsi trovare impreparati.